Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Technology Mania e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andrò a fare l'unboxing, la recensione e la guida all'uso del nuovo orologio della Comix 2014. Allora, come sapete, questo canale si ispira al mondo della tecnologia e quindi faccio la recensione di questo orologio perché questo orologio al suo interno presenta un elemento tecnologico. Scopritelo insieme a me. Allora, intanto facciamo l'unboxing. Qui abbiamo una piccola fessura che ci permette di appendere il nostro orologio senza farlo cadere e qui poi abbiamo delle vertenze. Allora, per aprire la scatola facciamo un po' di pressione. In primo piano abbiamo subito il nostro orologio che è attaccato alla montatura e che noi mettiamo da parte. Poi abbiamo un piccolo foglietto che ci mostra le vertenze e poi abbiamo un altro foglio che è praticamente una mini guida sull'utilizzo dell'orologio, ma adesso vi spiego io come si usa. Mettiamo tutto da parte e concentriamoci sull'orologio. Allora, questo qua è l'orologio della Comix, come si può dire, qui c'è il logo della Comix. Possiamo anche notare che l'orologio è molto bello esteticamente e è anche molto sottile e leggero. Si può anche notare che il display non c'è, o meglio il display c'è, ma è che non viene visualizzato l'orario. Allora, l'orario viene utilizzato, per abilitarlo basta cliccare su display, cosa delle 507. L'animazione questa animazione è praticamente l'accensione e lo spegnimento di tutti i LED presenti nel display, quindi quando noi andiamo a cliccare si accendono e si spengono i display e noi qui possiamo visualizzare la data, l'ora e dopo vi spiego come visualizzare quest'ultime. Allora, all'inizio del video avevo detto che questo orologio era presente un elemento tecnologico. L'elemento tecnologico è il touch, quindi basta che noi clicchiamo il display e questo qua si accende. In realtà il touchscreen non c'è, infatti se noi mettiamo l'orologio contro luce e accendiamo il LED, accendiamo la visualizzazione dell'orario, qui si vede un piccolo tasto e quindi per i più ignoranti, per quelli che non conoscono l'orologio, sembra che quest'ultimo abbia il touchscreen, ma in realtà non ce l'ha, anche perché si vede un pochino qui il rigonfiamento del tasto. Però come ho già detto l'orologio è molto carino e adesso vi spiego come si usa. Allora, il display di questo orologio è un display a tre funzioni, infatti ci permette di visualizzare l'orario, quindi ore e minuti, la data, quindi mese e giorno, e i secondi. Allora, per visualizzare l'orario basta che clicchiamo una volta sul display e l'orario ci viene mostrato. Per visualizzare la data basta che ripremiamo un'altra volta sul display quando c'è la visualizzazione dell'orario. Per visualizzare i secondi dobbiamo ripremere una terza volta il display quando siamo nella visualizzazione della data. Quindi prima una volta c'è l'orario, una seconda volta c'è la data, 30 maggio, una terza volta ci sono i secondi. Per spegnere il display, dopo 5 secondi di non utilizzo, il display viene spento. Adesso vi spiego come cambiare l'orario e la data. Allora, per configurare l'orario dobbiamo accendere il nostro display e dobbiamo tenere premuto quest'ultimo per entrare nel settaggio dell'ora. Una volta entrati nel settaggio dell'ora, premiamo tante volte sul display fino a quando non otterremo l'ora desiderata. Per passare al settaggio dei minuti basta che teniamo premuto il tasto durante il settaggio dell'ora e clicchiamo tante volte fino a quando non ci compaiono i minuti desiderati. Quindi tengo premuto il tasto e adesso sono nella configurazione dell'orario. Tengo di nuovo premuto il tasto e sono nella configurazione dei minuti. Clicco tante volte sul tasto fino a quando non mi compaiono i minuti che voglio. Allora, adesso vi spiego come settare rispettivamente l'anno, il mese e il giorno. Allora, per settare l'anno, adesso ve lo dico. Intanto vi dico che gli anni vanno da 0 a 59. Allora, durante il settaggio dei minuti, teniamo premuto sul display per entrare nel settaggio degli anni. Per vedere se effettivamente siamo entrati nel settaggio degli anni, qui ci comparirà una Y e qui invece ci compariranno le ultime due decine degli anni. Per cambiare clicchiamo tante volte sul display per cambiare l'anno. Adesso invece per cambiare i mesi, durante la visualizzazione, durante il settaggio degli anni, teniamo premuto sul display e entreremo nel settaggio dei mesi e clicchiamo sul display per cambiare i mesi. In ultimo, per cambiare i giorni, durante la modifica dei mesi,
teniamo premuto su display e possiamo andare a modificare i giorni. Clicchiamo tante volte su display per modificare i giorni. Per far spegnere il display non usiamo il non clicchiamo niente per 5 secondi e il display si spegne. Adesso vi faccio vedere in pratica. Allora, vado nella modifica dell'ora che vi ho spiegato adesso. Tengo premuto per i minuti, tengo premuto per gli anni, ecco qua la Y, tengo premuto per i mesi, tengo premuto per i giorni. Adesso non uso il display, non uso il tasto e ecco qua il display si spegne. Ecco qua. Allora, adesso che ho fatto l'unboxing da Guadalupe vi parlo di impressioni, se mi piace o no, il prezzo e gli altri colori disponibili. Allora, questo orologio mi piace molto, sia per l'estetica sia anche per l'effetto che si ha quando vado ad accendere il display per visualizzare l'orario. Insomma, questo effetto è davvero molto molto carino. Allora, mi piace molto anche per la sua leggerezza, infatti io quando lo indosso sembra che al posto non ce l'ho perché è davvero molto leggero. L'unica cosa che non mi piace di questo orologio è la luminosità, infatti quando siamo in luoghi bui la luminosità è davvero molto alta e l'orario si legge davvero molto bene, ma quando siamo in luoghi aperti dove c'è molto sole, l'orario insomma diventa quasi leggibile perché il LED diventa quasi trasparente, anche se comunque l'ora si riesce a leggere. Avrei preferito, non dico un sensore di luminosità perché questo orologio non è uno smartwatch, ma almeno una luminosità più alta per questo motivo. Gli altri colori disponibili sono, oltre al verde militare che vedete in questo momento, gli altri colori sono l'arancione, il nero e il blu. Allora, il prezzo è di circa 18 euro e si può trovare tranquillamente online. Allora, al polso sta veramente bene, ci sono anche queste scalettature che insomma non danno fastidio. Allora, intanto lo sto mettendo anche al contrario. Allora, è un pochino plasticoso il cinturino, infatti bisogna fare un po' forza per metterlo negli ultimi buchi perché è davvero molto plasticoso ed è molto duro. Allora, come si può vedere, insomma lo spessore è davvero molto molto piccolo e come ho già detto al polso sta veramente veramente bene. Bene, spero che questo unboxing, questa recensione, questa guida all'uso di questo fantastico orologio vi siano piaciute. Se sì, condividete, mettete mi piace e insomma condividete il video dove volete voi, il link è tutto in descrizione. Ciao da Mr. Technology Mania.